Buonasera, benvenuti al TG LIS. Paura stamani in via Garibaldi, nella città vecchia di Taranto, dove intorno alle 5 è crollata la parete di uno stabile a tre piani, disabitato ed abbandonato da tempo. Improvvisamente la parete ha ceduto ed è finita per strada sbriciolandosi. Fortunatamente la caduta dei detriti non ha causato il ferimento di nessun passante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani, che hanno provveduto a transennare la zona e a metterla in sicurezza. Un altro immobile crollato a Ginosa in via Lesete. Anche in questo caso si tratta di un edificio disabitato in stato di abbandono. Nessun danno a persone e strutture adiacenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castellaneta, personale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto e gli agenti della polizia municipale. La situazione resta critica a causa del maltempo. I falchi della squadra mobile della Questura di Taranto in due distinte operazioni hanno denunciato in stato di libertà due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e recuperato 25 grammi di hashish e circa 2 grammi di cocaina. Al quartiere Tamburi un trentenne è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina già confezionata per un peso complessivo di 2 grammi e di un bilancino elettronico di precisione. In Città Vecchia un 23enne è stato notato mentre alla vista dei poliziotti gettava via un involucro, poi recuperato, contenente 10 pezzi di hashish per un peso complessivo di 25 grammi. Da oggi al 7 febbraio sciopero degli addetti alle pulizie civili ed industriali alla Cementir di Taranto. Lo stato di agitazione è stato proclamato dalla Fisascat CISL a seguito della comunicazione di licenziamento collettivo per riduzione di personale da 16 a 10 unità da parte dell'azienda titolare dell'appalto. Lo sciopero riguarda l'intera forza lavoro per l'intero turno. Il sindacato rende noto di aver chiesto un incontro all'azienda in virtù della trentennale occupazione dei dipendenti nello stabilimento senza ricevere esito positivo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.